Proprio da territorio Roma io voglio partire, anche per correggere il mio amico Picco Palogagnata, che all'inizio di questa iniziativa, oggi pomeriggio, chiamando al tavolo dei relatori Luigi Tamburino, l'ho indicato come presidente di territorio Roma. Ora, non è, però ha detto il presidente dell'associazione territorio Roma, il problema non è presidente, perché come diceva Totò, se non è presidente lo faranno, ma è l'associazione che mi preoccupa di più, perché Territorio Roma, che è uno dei soggetti che hanno organizzato questa iniziativa, questa serata, non è un'associazione, è un raggruppamento di persone in cui possono entrare tutti, quindi invito tutti i presenti a sentirsi parte di Territorio Roma e partecipare ai lavori di Territorio Roma guardando il sito, scrivendo alla mail di Territorio Roma, inviandoci documenti e magari chiedendo di essere invitati alle riunioni, e lo faremo sicuramente. Se non siamo un'associazione, se quindi non c'è bisogno di nessuna tessera per essere di Territorio Roma, cosa ci unisce? Ci unisce la voglia di parlare, a proposito di Roma, di ambiente, di territorio, di cura del territorio per il benessere di noi tutti cittadini romani. E parlare e produrre idee. E proprio perché ci interessa produrre idee, scriviamo continuamente dei documenti. Lo abbiamo fatto anche in questa occasione, l'abbiamo fatto per metterli sul nostro sito, come sempre, ma lo abbiamo fatto anche per darli a Nicola Zingaretti, per fargli leggere, per farlo studiare un pochino, non che ne abbia bisogno, sa tutte queste cose meglio di noi, però ogni tanto è bene ricordarle ai politici certe cose. Sono anche documenti molto, molto articolati, perché lui è stato molto prudente, ma io qui parlo a titolo personale, non di Territorio Roma. Io mi auguro anche che lui possa essere un candidato sindaco, uno di quelli che potrebbero essere i nostri candidati sindaco. Allora ci interessa che queste nostre idee che elaboriamo con tutti voi, con la gente, senza tessere, senza iscritti, che queste idee possano essere portate all'attenzione anche di un potenziale candidato sindaco, proprio perché, come è stato detto da più persone prima di me, e beh, poi bisogna fare, e da lui anche, da Nicola soprattutto, è importante che poi si lavori a un programma politico vero, che non nasca soltanto nelle segreterie di partito, nelle sedi di partito, ma che nasca dalla gente. Allora, nell'invitarvi ancora a partecipare al nostro lavoro, io voglio soltanto aggiungere un pezzetto che riguarda uno di questi documenti, al quale insieme ad alcuni altri colleghi, amici di Territorio Roma, ho avuto il piacere di lavorare. Questi documenti sono stati in parte ben riassunti da Paolo Menichetti, e però qualche cosa volevo aggiungere, in particolare su quello che riguarda le aree protette. Come bene ha detto Paolo prima nel suo intervento, si respira nelle aree protette regionali che ci sono a Roma e non solo, un'area di smantellamento. Nel sottolineare che a Roma non ci sono solo aree protette regionali, ma ci sono anche importanti aree protette nazionali, la riserva del litorale per dirne una, quella della tenuta di Castel Porziano, ma insomma in quelle regionali si respira un'area di smantellamento, è vero. Che significa e che cosa ne usciamo? Nel nostro documento abbiamo detto una cosa che ci sembra molto forte, cioè noi chiediamo alla politica, ma lo chiediamo anche, quindi soprattutto a potenziale candidato sindaco e comunque a un autorevole esponente del centrosinistra, che si lavori per ricostruire una grande alleanza tra Roma, quindi i suoi cittadini ma anche i suoi amministratori, e le aree protette di questa magnifica città. Nel nostro documento, io non lo voglio fare adesso, c'è scritto anche come si può fare, come crediamo che si possa fare a ricostruire questa grande e importante alleanza. Due aspetti soli voglio sottolineare nel minuto al massimo che credo mi rimanga. Uno, di tipo amministrativo. Noi chiediamo che il prossimo sindaco di Roma, visto che tanto quello di adesso certamente non ci ascolterà, non ci darebbe retta, che il prossimo sindaco di Roma possa assumere in sé la garanzia del rapporto fra la città e le aree protette. Le aree protette non riguardano soltanto l'assessorato all'ambiente. Le aree protette non riguardano solo l'ambiente, perché riguardano l'urbanistica, riguardano i lavori pubblici, riguardano il turismo, l'agricoltura, il sociale, l'accessibilità, la mobilità, riguardano l'educazione, la scuola, riguardano tantissimi aspetti della nostra vita. E riguardano soprattutto il nostro benessere, quindi devono essere garantiti dal sindaco, non da un singolo delegato, non da un singolo assessore. Secondo punto, se dobbiamo parlare di alleanza, dobbiamo parlare di ricostruzione di un'alleanza tra la città e le aree protette, e bisogna che questa alleanza la capiscano tutti i cittadini e non soltanto gli addetti ai lavori e non soltanto i politici. Allora occorre mettere in campo alcuni grandi progetti, alcune grandi missioni che la città affida alle sue aree protette, che siano comprensibili da tutti, che siano ben comunicabili.
Su questo tema chiediamo che il prossimo sindaco di Roma si impegni personalmente. Grazie. Andrea Santini.